L'adrenalina dopo un anno che lavori per quel momento, quando realizzi che senti la barca che si stacca dall'acqua, è un po' il brivido, quell'emozione che sì, posso raccontarvelo, però va vissuta, soprattutto per tutto il lavoro che c'è prima. Poi noi cyclor dovremmo tenere la testa dentro per un fattore aerodinamico, ma facciamo tutto all'inizio tranne che rimanere con la testa sotto perché vuoi vedere cosa sta accadendo. La prima uscita me la ricorderò per sempre, che ho alzato la testa, ho visto le vele e l'acqua che sfrecciava a fianco e sì, senti comunque il suono della barca che cambia. È stato un bel momento. Sono Mattia Camboni, ho 28 anni e questa è la mia prima avventura come cyclor di Luna Rossa. Ricordo ancora che ero piccolissimo, usavo la tavola da windsurf come trampolino per fare i tuffi perché non riuscivo neanche a tirare sulla vela. Poi, fin da subito sono rimasto innamorato un po' del rapporto con il mare, la ricerca di quelle giornate un po' estreme, la condivisione con gli amici di giornate in mezzo al mare. Matteo Camboni, the new European champion. Yes, Matteo, well finally. done. Thank you very much, thank you. Ho fatto le Olimpiadi a Rio de Janeiro e quelle di Tokyo. Quelle di Rio molto per gioco perché ero molto giovane. Le Olimpiadi di Tokyo sappiamo tutti come sono andate, però è stata una grandissima comunque carriera nel mondo del windsurf. Ho avuto tantissimi successi e non cambierei nulla. Da parte di Luna Rossa c'è stato un grande aiuto inizialmente perché magari credevano nelle mie potenzialità, però inizialmente avendo avuto anche poco tempo per allenarmi, non avevo i numeri necessari, erano buoni ma non comunque ancora sufficienti per poi salire in barca, quindi mi hanno dato un anno di prova all'interno del team che mi ha dato grande serenità e felicità dopo un anno difficile. E ho ritrovato un po' il Mattia pre-Olimpiadi, no? Soprattutto per il fatto del team e della famiglia che mi ha accolto con Luna Rossa, è stata quella la cosa che più mi è piaciuta e che più mi attrae di questa nuova avventura, il fatto che siamo tante persone, una grande famiglia a lavorare per lo stesso obiettivo. Di cose semplici ce ne sono state veramente poche, perché quando si punta a vincere la Coppa America di semplice non c'è nulla, di cose difficili invece ce ne sono tantissime. Noi facciamo sia gli atleti ma lavoriamo anche molte ore sulla barca perché comunque il team ha bisogno anche del nostro piccolo, del nostro aiuto. Quindi noi cerchiamo di dare ogni giorno il più possibile, non solo sulla bicicletta ma anche al di fuori, per far sì che la barca poi il giorno della competizione sia il più veloce possibile. Il fatto che adesso comunque si inizia a sentire la pressione è quello per cui abbiamo lavorato fino ad oggi. La vivo come una cosa positiva perché devo essere solo orgoglioso di essere qui, della quale quasi ne sono dipendente perché è da una vita che vivo lo sport ad alti livelli, dove la notte prima magari della finale non dormi o senti quell'adrenalina che ti rende tutto più complicato, soprattutto addormentarti. Viviamo per questi momenti noi atleti e quindi è giusto che sia così.